Io sono Alcate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Cos'hai ASMR. Mi ero appena pettinata i capelli, ma sembrano già tutti esplosi, comunque vabbè. E oggi, questa sera, mi va di portarti un vlogmas, visto che siamo nel mese di dicembre e quindi, dato che mi sono stati chiesti anche i vlog, tranquilla creatura, farò anche dei voice over, visto che ti piacciono tanto. Io tra poco, dato che ho la giornata libera oggi, mi faccio un bel giretto al mercato in cerca di regali e altro, insomma, anche cose per me che mi servono. E sono le 8:24. Tra poco usciamo, andiamo a prendere il treno, ma non so se ti ricordi i vecchi vlog sul canale Hecate Splendente in cui ero agitata a prendere il treno, adesso ciao proprio, ormai, vabbè, quello per Rovigo, direzione Rovigo, ci metto pochissimo, però avevo l'ansia a palla le prime volte e so che tanti di voi fanno fatica e mi chiedono sui messaggi come ho fatto, si inizia con dei piccoli tratti e poi si fanno sempre, anche se io poi sono passata da Lendinara Rovigo a Lendinara Tivoli, ma anzi Roma Termini, però quello è un altro discorso, non fate come me, fate dei piccoli tratti sempre di più e la prima volta magari non riuscirete neanche a prendere quello di 20 minuti o 10 minuti, quello che è. E poi ci riproverete, magari fallirete di nuovo, poi riproverete, fallirete di nuovo, poi la quarta volta riuscirete a prenderlo, starete malissimo, probabilmente super agitati, poi la volta dopo pure, la volta dopo ancora sempre agitati, poi sempre meno fino a prenderlo tranquillamente. E, però è il diciamo che il segreto è non arrendersi, anche se alla terza volta è ancora super agitante e orribile. Dovete farlo la quarta volta, se lo è anche la quarta volta, anche la quinta, sempre, sempre non arrendervi. Quello è il segreto, non arrendersi. Continuare anche se vi sembra di non fare nessun progresso. Continuare, quello è il segreto. Allora, chi mi segue su Instagram, questa frase ormai la dico sempre, ma è così, perché su Instagram si vede proprio in tempo reale quello che sto facendo, più o meno. Invece su YouTube i video sono programmati, quindi li carico man mano. Adesso sto registrando direttamente con l'audio della videocamera in un soft spoken, spero che ti piaccia, creatura. C'è Sam qui che mi sta guardando sul letto. E niente, sono andata dalla parrucchiera e perché qualcuno mi ha chiesto perché non ti fai più colori pazzi, che colori ti sei fatto, bla bla bla. La parrucchiera voleva un attimo convincermi a farmi arcobaleno e io ci stavo anche cascando, però appunto non l'ho fatto. Che ore sono? Perché non mi perdo del treno. Ok, sono in orario. E niente, la mia idea è questa di farmi ricrescere i capelli sani. E mi sono fermata in tempo, però appunto le punte erano tutte bruciate perché il mio problema è stato non riuscire a togliere il verde. Era così ancorato a me che non voleva andarsene. E quindi adesso, siccome le mie punte sono molto rovinate e si spezzano, dietro, nel centro, abbiamo ipotizzato fosse stato l'elastico, infatti io uso questi elastici qui e mi hanno detto non usarli più, ma mi succedeva anche con gli altri elastici, quindi non credo sia colpa dell'elastico questo, tornerò a usare quello di cotone, perché mi succedeva anche prima, appunto penso siano proprio i miei capelli, li avevo molto più spezzati dietro, ma io so che con il cappuccio in inverno è ancora peggio che in estate, perché appunto mi vesto a strati col cappuccio, sciarpe, si tironano, insomma un casino, e quindi si creavano dei nodi, magari si pettinandolo venivano via, quindi li avevo molto più corti dietro e io li volevo pari, e quindi la parrucchiera ha detto tagliamo tutto, vuoi lasciarli così e poi torni un'altra volta, perché
Comunque lì ce li ha più corti e si vede, io ho detto no, taglia tutto e via. E quindi sono così corti adesso. Cioè, vabbè, devo abituarmi, sono cortissimi per me. Però appunto la strategia mia è quella di farli crescere sani e quindi va bene, non importa. Ho fatti fare del colore più simile alla mia ricrescita, che ho chiesto, è un biondo scuro, e in videocamera è un altro colore. Non riesco a farti vedere qual è il colore originale perché ho provato a fare il bilanciamento del bianco con la videocamera, ma mi spara tutto blu. Ok, e se vado a farlo con l'editing del computer, il mio computer è troppo scrauso perché 10 anni, si dovrei comprarlo nuovo. Donate amici, così mi compro un computer nuovo. E mi si blocca tutto quando vado a fare il bilanciamento del bianco, mi si blocca il computer e gli sto chiedendo troppo e quindi vabbè, se mi vedete dal vivo lo vedrete, se no pazienza, fidati creatura che è biondo scuro. Comunque sì, ho parlato anche troppo dei miei capelli, volevo fare una piccola intro e dirti appunto che questo sarà un vlogmas, andiamo a Rovigo, prima vado a farmi la colazione in bar, perché scusami, sono diventata pro adesso, vado a farmi anche la colazione in bar, cosa che non riuscivo a fare prima, e poi, anche se non ho tantissima fame, però un cappuccino decaffeinato me lo berrei, vediamo se c'è qualche brioche piccola, la prendo, se no niente. E poi andiamo a fare un giro al mercato e poi non lo so nel pomeriggio, comunque ti porto a vedere le bancherelle che io, dove io trovo le cosine a un euro, 2 euro, 3 euro, cose di Zara, tante cose di marca e quello che riesco insomma a filmare, perché devo avere anche il mio tempo per cercare le cose, poi se trovo qualcosa ti farò l'haul, non lo so però se farò l'haul, perché in realtà cerco anche dei regali, quindi forse no. E comunque l'outfit di oggi mio è semplice, ho di nuovo quel maglione lì di H&M perché mi tiene molto caldo, nel mentre giuro che mi sono cambiata, la mia maglia da ninja, quella che mi piace tirarmi su così il collo alto e sto al naso caldo, mi tiene il naso caldo, e dei pantaloni normali. Ah, poi sono alla ricerca anche di maglioni, quelli che mi avete consigliato nello scorso video, quello dell'haul, e anche un paio di pantaloni per me invernali, perché non ne ho, sono tutti o troppo consumati o troppo leggeri. Make up, mi sono fatta solo un po' di ombretto nero intorno agli occhi, basta, non mi sono fatta la base di niente perché tanto avrò una mascherina tutto il tempo e niente. Oh, ho fatto già 8 minuti di intro, mi sembrano già tanti. Comunque, ci vediamo là, o faccio un video lì, non so, quando vado a prendere il treno, sul treno, adesso vediamo, insomma, in base a come mi ispira in quel momento. C'è Sam, che carino. Vabbè, ci vediamo là. Oggi, nonostante ci siano 3 gradi, c'è il sole e non si sta neanche malissimo, dai. Andiamo a obliterare. È presto, però ancora sinistra non riesco. Poi decentra, con la sinistra vado malissimo, però ho la videocamera in mano. Questa è la bellissima stazione di Lendinara.
bellissimo, in senso ironico. Questa è la biglietteria, unica biglietteria, che prende solo monete o la carta di credito. Quindi se non hai monete e non hai la carta di credito, sei fottuto. Non si può entrare, non ci sono i bagni. Ecco. Però almeno abbiamo la tettoia, la magica tettoia. Gold Mary, se stai guardando questo video, qui abbiamo la tettoia. Guarda che cielo. Eccomi, sono la Ecate del futuro e adesso ti racconterò che cosa succederanno in queste clip, in questo vlog, e spero che il mio voice over ti faccia rilassare. Qui siamo in treno e sono riuscita a fare queste piccole riprese, questa piccola, anzi una sola dal treno. Mi sono diretta verso il bar Corso Politan di Rovigo, dove ho ordinato il mio cappuccino decaffeinato e la mia brioche alla crema, che avevo detto che forse non avevo fame, invece avevo fame, mi è venuta fame. E qua ho cercato di fare una ripresa mettendo la videocamera sopra al contenitore con le salviettine, ma insomma non è che è stata proprio un'ottima decisione, però dai, sempre. Insomma, la brioche era alla crema ma non pasticcera, credo chantilly, e molto buona. Penso che l'avessero farcita loro lì al momento, perché era stata tipo tagliata sopra e appunto farcita. Qui chiedo se era proprio con la chantilly. E inzuppiamola nel cappuccino, yeah, e via così. Che buona, era buona, sì. Me la sono proprio gustata. Qui cerco di farti vedere in ripieno, ma a 50 centesimi o 2 euro, 1 euro.
New Fashion.